Bentrovati, Gesù è colui che ci chiama personalmente. Gesù non può essere per noi un sentito dire, qualcuno che può toccare per un momento il nostro sentimento religioso, il nostro slancio, diciamo così, l'entusiasmo passeggero del momento. Gesù è colui che ci chiama e ci chiama per una missione. Fin dalle prime battute allora del Vangelo di Matteo, che riprendiamo a leggere in questa domenica e che ci accompagnerà per lungo tempo fino agli albori della Quaresima, vogliamo davvero comprendere che cosa significhi questa chiamata per una missione. È una missione fatta di annuncio di Vangelo ed è una missione accompagnata da guarigione, da trasformazione, da cambiamento. Ci sono malattie e infermità nel popolo che solo Gesù può sanare. Ma anche noi con Gesù le possiamo sanare, annunciando il suo Vangelo, facendoci accanto a tutti coloro che sono nel bisogno, nella fatica, nella necessità. Ascoltiamo la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi, subito, lasciarono le reti e lo seguirono. Andarono oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo. Il Signore ci dice chiaro: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Cosa vuol dire questa espressione? È un invito a cambiare vita, perché il Signore sta portando a compimento il suo disegno di salvezza, la sua giustizia. Il Signore sta arrivando a realizzare, sta arrivando a dare pienezza alla nostra vita. Convertitevi, sono necessari i nostri passi, il nostro andare verso di Lui. Ed è importante che la nostra conversione si traduca nella missione. Non ci può essere vera conversione se non vi è anche la missione. E credo
Credo che uno degli insegnamenti più belli del Concilio Vaticano II sia proprio quello che richiama la responsabilità di ciascuno di noi nei confronti del nostro battesimo. Siamo tutti responsabili di questa missione, siamo tutti chiamati a convertirci e ad annunciare il Vangelo. Gesù dice ai pescatori che incontra sulla riva: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ecco, solo se la nostra vita è un dito puntato verso il Signore, ha un significato, ha un valore. Quando la nostra vita è un dito puntato verso noi stessi, allora tutto diventa più difficile, più complicato. Oggi viviamo male per questo, non per altro. Sì, ci sono tanti problemi intorno a noi, abbiamo una guerra alle porte di casa, abbiamo ancora tante questioni della vita civile, sociale, da ridimensionare, da riprendere, da correggere. Abbiamo questioni che toccano la nostra vita personale, dai problemi di salute al problema di sbarcare il lunario, al problema del lavoro, ai problemi presenti nelle nostre famiglie, certo. Però se noi ci convertiamo e la nostra vita è un dito puntato verso il Signore, per dire che è Lui il Signore, allora il Vangelo comincia a portare frutto, comincia a realizzarsi. Possiamo essere anche noi capaci di fare gli stessi miracoli di Gesù. È quello che anche gli apostoli faranno, almeno in quella che è la prima parte, il primo momento in cui condividono la missione stessa del Signore. Poi vedremo, non saranno più capaci di portare avanti questi miracoli, perché verrà meno la loro fede, perché la loro conversione si indebolisce, perché la loro scelta di Gesù viene meno. Buona domenica, buon cammino, a presto.